tracks, dead skunk fills the air. There's a piece of something over here, the rest is over there. I'm about to lose my lunch. Hey, look out for that deer. I got the roadkill blues. I got the roadkill blues. Them poor little critters don't stand a chance. Be trimming in Subarus. Oh, the carnage and the heartache. Don't know if to cry or cute. Dogs and ducks and squirrel guts. Give me the roadkill blues. There's a mother and a duckling. They're about to cross the road. Here comes a big old semi-truck. He's pulling ahead low. He ain't got time to stop. Don't think he really cares. Next thing I know, where did the duckies go? Just a bunch of feathers everywhere. I got the roadkill blues. Got the roadkill blues. Them poor little critters don't stand a chance. Oh, the carnage and the heartache. Don't know if to cry or keep. Dogs and ducks and squirrels guts. Get in your own kill blues. Accendiamo i microfoni qui questa mattina, Radio Rete Edicole. Oggi è lunedì 14 novembre, una programmazione sicuramente un po' insolita dagli studi di Radio Rete Edicole, perché per motivi tecnici non possiamo andare in diretta. Ce ne scusiamo naturalmente con gli ascoltatori, anche se cercheremo di seguire un po' il palinsesto di tutti i giorni. Quindi avremo alle 11 il collegamento che abbiamo già registrato, quindi troverete nella nostra bacheca la traccia audio indifferita, il collegamento, il primo collegamento con le edicole del Sinagi di Bologna, della provincia di Bologna. Questa mattina sarà con noi dalle 11, potrete ascoltare il collegamento con Francesca Vannucchi dell'edicola Aldini. Poi a seguire ci sarà l'intervista con l'economista Roberto Romano, che dirà la sua, cercherà di spiegare agli ascoltatori che cosa cambia e che cosa non cambia con l'elezione di Donald Trump a Presidente della Repubblica degli Stati Uniti d'America. Quindi uno scenario sostanzialmente economico, quello indagato da Roberto Romano, in cui cerchiamo di capire come cambieranno i rapporti con l'Europa e soprattutto con l'Italia. Bene, questa è la nostra programmazione di oggi. Ci scusiamo ancora, speriamo di tornare alla vecchia modalità, quindi della diretta dalle 10 a mezzogiorno circa. E abbiamo dei problemi tecnici prima da risolvere. Abbiamo deciso comunque di essere presenti, quindi di andare con il palinsesto normale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Adesso andremo quindi con il GR. Non ci sarà la rassegna stampa, ma sul GR abbiamo comunque voluto tenere lo spazio
aperto. A tra pochissimo, quindi. Gli ascoltatori, da Fabio Sebastiani in studio per questo appuntamento con l'informazione. Apriamo il nostro giornale con le notizie che arrivano dall'estero. Il governo colombiano e le FARC hanno raggiunto e firmato un nuovo accordo di pace che contiene anche i contributi dei settori che si sono opposti al patto iniziale respinto dal referendum del 2 ottobre scorso. Questo accordo raggiunto, dice il capo negoziatore esecutivo Umberto de la Calle, è migliore e mantiene lo spirito del documento iniziale. Intanto l'ex presidente colombiano Álvaro Uribe punta i piedi e chiede che l'accordo venga presentato all'opposizione e alle vittime delle FARC prima di renderlo ufficiale. Dobbiamo avere il tempo, ha detto, di studiarlo ed esporre eventuali osservazioni o richieste di modifica. Le città cinesi stanno lentamente sprofondando per il peso dell'eccessiva urbanizzazione. A Chengdu, capoluogo dello Sichuan, il crescente numero di grattacieli ha portato il terreno a cedere di quasi 3 cm l'anno, ma il problema è nazionale. Secondo un rapporto del 2012 riguarda almeno 50 metropoli, con il rischio che si aggravi per effetto della corsa all'urbanizzazione voluta dal governo per sostenere i consumi. Negli scorsi mesi, infatti, il governo di Pechino ha riformato i diritti sulla terra per favorire l'agricoltura su larga scala, assecondando il trasferimento di grandi masse di contadini nelle città. La proposta presentata dal Ministero dell'Agricoltura prevede che vari diritti sui terreni rurali vengano appunto modificati, così da sostenere la circolazione delle terre, riconosciuti i diritti di proprietà a quelli operativi e i contratti. In questo modo si potrà aggirare con maggiore facilità le proprietà collettive che danno ai contadini il diritto di sfruttare la terra, permettendo di darla più facilmente in affitto. E sempre dagli esteri, migliaia di dipendenti pubblici hanno protestato nel centro di Santiago, quindi in Cile, per chiedere una retribuzione più elevata. Si tratta della quarta settimana di uno sciopero che sta avendo un impatto crescente su tutto il paese. Lo sciopero ha costretto il rinvio di circa 5.000 interventi chirurgici e circa 16.000 visite mediche, così come ha riferito il ministro della Sanità Carmen Castillo. Nel frattempo, il Dipartimento della Salute della città metropolitana di Santiago ha dichiarato una situazione di emergenza per l'accumulo di spazzatura non raccolta nel centro della città. Si tratta di una marcia clamorosa, una grande mobilitazione del popolo di fronte all'intransigenza del governo, ha detto ai giornalisti Barbara Figueroa, capo della Federazione del Lavoro, la CUT. I sindacati che rappresentano i lavoratori pubblici hanno chiesto un aumento del 7%, ma il governo di centro-sinistra del presidente Michel Bachelet ha offerto solo il 3,2%. La marcia, sempre stando alle fonti di stampa americane, si è svolta pacificamente fino alla conclusione, quando la polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di operai che stava bruciando la foto del ministro delle Finanze, Rodrigo Valdés. E passiamo alle notizie dall'Italia. La catena di fast food americana ha citato in giudizio la città italiana di Firenze, chiedendo un risarcimento di 18 milioni di euro dopo che non le è stato concesso di aprire una filiale in una delle piazze storiche più importanti d'Italia. Il sindaco di Firenze aveva rifiutato tale richiesta lo scorso giugno, quando McDonald's aveva chiesto i permessi di aprire un ristorante nella storica piazza del Duomo. A luglio poi la commissione tecnica per la tutela del centro storico della città ha anch'essa condiviso il rifiuto del sindaco. Tuttavia McDonald's, che aveva formulato una richiesta per aprire una filiale che avesse rispettato le regole imposte dalla città, ha affermato che cercherà un risarcimento di circa 18 milioni. E passiamo alle notizie sindacali. Per la prima volta dopo 16 giorni, oggi tornano a scioperare gli 8.000 dipendenti di Equitalia.
a motivare la protesta indetta dai tre sindacati di categoria di CGIL, CISL, UIL e UGL, la forte opposizione al decreto del governo che riforma il sistema di riscossione e che penalizza sia i lavoratori sia i contribuenti, secondo i sindacati. In occasione dell'astensione dal lavoro è prevista anche una manifestazione nazionale a Roma dei lavoratori esattoriali di tutta Italia, in piazza Madonna del Loreto. La giornata di mobilitazione, spiegano i sindacati, costituisce una tappa importantissima di un lungo percorso che accompagnerà non solo la realizzazione del testo di approvazione della legge di riforma della riscossione, ma tutta la fase di liquidazione e riorganizzazione del nuovo ente pubblico economico. La Cassazione apre i risarcimenti di massa su periodi di precariato nella scuola. I giudici hanno fatto chiarezza sull'abuso dei contratti a termine, sui risarcimenti e sulle ricostruzioni di carriera del personale scolastico supplente o anche già di ruolo. Chi ha avuto più di 2 anni di supplenza ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità, oggi invece riconosciuti solo in parte. Comunque, per poter usufruire di un risarcimento che equivale più o meno a un anno di stipendio all'anno, bisognerà fare ricorso. Oggi alcuni sindacati della scuola sono mobilitati, l'ANIEF in particolare ha indetto una manifestazione in piazza Montecitorio. Secondo Marcello Pacifico, la cifra da recuperare per ogni lavoratore è di almeno uno stipendio in più all'anno per il periodo pre-ruolo, come per quelli successivi all'assunzione. Va specificato che lo Stato per il risarcimento pagherà solo chi ricorrerà o ha ricorso per dei contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile comunque senza ragioni sostitutive. Ancora una notizia sindacale: finalmente si sblocca il salario accessorio per i 23.000 dipendenti capitolini a Roma. Per i sindacati si tratta di un grande risultato. Per i lavoratori da 3 anni stanno lottando per difendere la propria dignità da ingiustizie e campagne denigratorie senza precedenti, come si legge in una nota di Natale Di Cola, segretario generale della Funzione Pubblica della CGIL di Roma e del Lazio. La giunta procederà dunque con la delibera per il pagamento della quota B del salario accessorio, sospesa dalla gestione tronca nonostante fosse prevista dal già magro atto unilaterale dell'ex sindaco Marino. E siamo all'ultima notizia che riguarda il mondo dell'editoria. Ossigeno per l'informazione ringrazia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver conferito all'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica 2 giornalisti minacciati a causa del loro lavoro. Parliamo di Michele Albanese, che già vive sotto scorta, e Amalia De Simone, che ha subito intimidazione e minacce. Sono stati insigniti insieme ad altri 38 come eroi civili, donne e uomini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno della solidarietà, nell'integrazione, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella promozione della cultura, della legalità, per il contrasto alla violenza. Nel 2015 Mattarella aveva riservato lo stesso onore ad altri 2 giornalisti minacciati, Federica Angeli e Paolo Borometi. Gesti come questo, hanno dichiarato Alberto Spampinato e Giuseppe Federico Mennella, direttore e segretario di Ossigeno, aiutano a far comprendere a tutti il valore civile del giornalismo di cronaca e il prezzo ingiusto che migliaia di giornalisti minacciati in Italia, vittime di violenza, abusi e isolamento,